Grazie Presidente. Dunque, questo emendamento recepisce quindi da una parte il contributo importante da parte degli uffici relativamente alla proposta di modifica della delibera 90 del 2005, quindi viene eliminata, più va ad incidere su, in maniera direi formale, su due articoli, quello delle modalità di selezione, l'articolo 15, e quello del monitoraggio. Quindi, come dicevo prima, l'articolo 15 fondamentalmente viene riscritto in una maniera tale che vengano delineati dei principi, ovvero che le procedure di affidamento di questo servizio devono garantire standard qualitativi delle prestazioni predefiniti e corrispettivi omogenei sull'intero territorio cittadino, privilegiando la progettualità tecnica piuttosto che l'offerta economica. Mi preme leggere un altro passaggio di quest'articolo che è relativo alle modalità di definizione, in cui diciamo che l'amministrazione deve operare in coerenza con il piano per l'inclusione formulato dalle istituzioni scolastiche, anche attraverso la consultazione dei soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di assistenza agli alunni. Quindi ancora una volta anche qui veniamo ad enfatizzare questo aspetto della consultazione. L'altro articolo è l'articolo 16, che riguarda il monitoraggio, nel quale è confluito anche il precedente articolo 17, che era l'articolo relativo alle sanzioni, proprio nell'ottica di spingere questo servizio verso standard qualitativi, quindi inserire delle misure di deterrenza alla inadempienza contrattuale, per cui si stabilisce che il sistema sanzionatorio dovrà essere ispirato a criteri di proporzionalità e progressività in relazione alle inadempienze e o difformità della prestazione resa rispetto al capitolato e al disagio procurato all'alunno. Questi sono i due articoli che sono stati interamente riscritti, ma non di fatto nei principi, che sono coerenti con la proposta iniziale. Ci sono poi una serie di osservazioni che mi preme riportare, che sono state recepite in questo emendamento, che riguardano da una parte ancora una volta i feedback ricevuti negli incontri municipali con gli uffici, con i dirigenti scolastici, relativamente al fatto enunciato nel regolamento dell'assegnazione individuale del monte ore agli alunni, che lasciava un po' di perplessità, nel senso che giustamente la scuola, l'organo, l'istituzione preposta poi alla gestione del servizio. Pertanto in questo regolamento abbiamo aggiustato una cosa che andava fatta proprio per consentire a questo servizio di essere flessibile, e quindi il monte ore individuale che resta dell'alunno però viene conferito alla scuola, giustamente, come giusto che sia, che è l'organo, l'istituzione che deve ottimizzare il servizio in funzione di quelle che sono le sue prerogative istituzionali, ma anche in funzione di quello che è l'ambiente scolastico. Pertanto, Presidente, io concludo confermando il voto positivo di questa maggioranza all'emendamento.